Le tre giornate dei campionati italiani Master Indoor ad Ancona si chiudono con grandi cifre anche quest'anno sul piano agonistico oltre che di partecipazione. Tre primati mondiali e 34 migliori prestazioni nazionali nel corso della rassegna tricolore Over 35 che ha visto 1.405 iscritti e 2.933 atleti di gara in rappresentanza di 322 società. Nell'ultima sessione di competizione un'altra impresa viene messa a segno da Antonio Nacca, dell'Amatori Master Novara classe 1923, che completa il tris di iridati per gli M90, stavolta sugli 800 metri, con il tempo di 4.16.83, record precedente apparteneva allo statunitense Orville Rogers. Fra i risultati più significativi dell'ultima giornata c'è il 23.53 sui 200 metri di Alfonso De Feo della Roma Atletica, che frantuma la migliore prestazione italiana per gli SM50 di un secondo esatto, un'enormità. Per lui tre primati nazionali, visto che nei 400 di sabato aveva corso in 53.20 e poi abbassa il limite della staffetta 4x200 per gli M55 insieme ai compagni di squadra Enrico Sisti, Piero Campenni e Enzo Proietti. Primato anche al femminile su 200 metri, nuovamente per merito di Maria Ruggeri, atletica Villafranca, in 26.96. La siciliana, allenata da Franco Ripa, toglie mezzo secondo al precedente primato della corregionale Marta Roccamo. Nell'alto progredisce Rossella Zanni, della Mollificio Modenese Cittadella, con 1.46 e fra le F45 la piemontese Chiara Anzalti dell'Atletica Canavesana, che uguaglia la sua migliore prestazione italiana con 1.56. Gli atleti delle Marche festeggiano un ottimo bottino finale, 69 medaglie con 29 ori, 20 argenti e 20 bronzi. L'ultima giornata di gare nell'impianto dorico porta infatti 11 ori, 5 argenti e 9 bronzi, con una migliore prestazione nazionale in 1.49.96 della staffetta 4x200 per gli SM dei sessantenni della SEF Macerata, composta da Giulio Mallardi, Livio Bugiardini, Roberto Masi e Alessandro Tipi. A livello individuale i plurivincitori sono Giuliano Costantini e Giuseppe Ottaviani, entrambi della FB Fossombrone, e Rossana Grufi della SEF Macerata, con tre titoli italiani. Guardiamo proprio le immagini del 98enne Giuseppe Ottaviani, Sant'Ippolito e tesserato per la FB di Fossombrone. Questa è la gara del triplo, dove Giuseppe ottiene la misura di 4.23, prende poi parte alla gara del lungo ed infine ai 60 metri, dove si scontra con il romano Ugo Sansonetti di 95 anni ed il più giovane Mario Ferracuti della Valtellina, classe 1926, che di anni quindi ne ha 88. È proprio la gara dei metri 60 quella che crea qualche simpatico attrito tra Sansonetti e Ottaviani. Sansonetti vorrebbe partire al centro e protesta prima con il giudice e poi con Ottaviani. La gara è un trionfo per Giuseppe, che quasi non crede a questo nuovo successo. 60 metri corsi in 14 secondi e 49 centesimi a 98 anni, ma Sansonetti si avvicina e si capisce che non è soddisfatto di come le cose sono andate. Prossima sfida in occasione degli europei del 2016, quando Ottaviani avrà compiuto i 100 anni.